Bentornati ragazzi e ragazze, oggi vediamo come fare uno smart contract per creare token EOS in questo caso, sfruttando l'esempio di eosio.token. Allora, prima di tutto dobbiamo avviare EOS Studio e poi avviare il Docker. Ovviamente dovete aver già installato EOS Studio e i relativi pacchetti che sono il Docker, EOSIO, EOSIO.cdt e il System Contract, che ho già fatto un video precedente su come si installa il tutto. E questo sarà un semplice video, ecco qua, è partito. Allora, quando si avvia sempre EOS Studio, bisogna sempre avviare il Node EOS. Ecco qua, potete avviare o dall'account o dalla sezione network. Andate su Start, ecco qua, abbiamo avviato. Io in questo caso sto avviando la versione 1.8.1. Allora, dato che dobbiamo sfruttare lo smart contract di EOSIO.token, ci conviene creare un account EOSIO.token, così da non avere problemi. Allora, in questo caso andiamo sulla sezione account e facciamo, ecco qua, create account. Nella finestra successiva dobbiamo inserire il nome del nostro account, in questo caso EOSIO token, ecco qua. Facciamo create e abbiamo creato il nostro account. Poi, per creare per partire da tutto, dobbiamo andare qua sopra. Qua stiamo utilizzando Mac, a File, System Project, EOSIO.token. Ecco qua, e già ci apre il progetto relativo. Allora, controlliamo i vari parametri. Ecco qua. Nei parametri dobbiamo mettere in project setting, alla sezione build setting, a main file src slash eosio.token.cpp, al contract name eosio.token, e poi in basso a deployment settings a deploying to local, perché noi stiamo operando in locale, eosio.token, così da avere tutti i file necessari alla cosa. E poi, una volta che abbiamo inserito i vari dati, dobbiamo fare subbuild, dove c'è il martello, così ci verremo creati i file .abi e .wasm in automatico, così da non avere problemi. Ecco qua, e li abbiamo creati qua. Poi dobbiamo andare dove sta src. Poi qua vediamo che è stato creato anche il file eosio.token.cpp, che è quello che andremo a lavorare successivamente. E in questo caso dovremo fare deploy su questo qua. Una volta che cliccate eosio.token.cpp, dobbiamo cliccare qua la voce di deploy. Ecco qua. E abbiamo eseguito il tutto. Adesso dobbiamo, una volta che abbiamo sistemato la parte iniziale, dobbiamo creare, cioè quindi operare effettivamente con il contratto. Allora, in questo caso andiamo a contratto qua e selezioniamo il nostro contratto, che è EOSIO.token. Poi, allora, questa schermata è divisa in due: la parte sinistra dove abbiamo le variazioni e la parte destra dove abbiamo i risultati in questo pannello. Allora, per creare un nuovo token, in questo caso creiamo EOS, dobbiamo scegliere l'azione qua, create, poi mettere in questo caso EOSIO, come si chiamerà
il tutto. E poi mettiamo una supply massima, che in questo caso, come esempio, facciamo 1000, e poi mettiamo il simbolo, in questo caso EOS. Mi raccomando che il simbolo è fondamentale, altrimenti non parte, perché se per caso non mettete il simbolo e poi qua avviate il contratto facendo supply, vi dà l'errore, perché qua vi dice missing Missing Authority of EOS.Token. Comunque è un problema che gli serve il simbolo della cosa. Una volta che mettiamo il simbolo, qua sta tutto a posto. No, perché ci serve questo account. Quindi mi raccomando di operare con l'account EOSIO.token. Ecco qua, questo è l'account che ci serve, l'autorizzazione EOSIO.token, altrimenti non parte il tutto. Vediamo se adesso mi dà l'errore. Ecco qua. Allora, l'errore di prima, colpa mia, che avevo l'account diverso. Mentre invece, se non mettete il simbolo, ecco qua, invalid symbol name. Quindi EOS Studio vi dà anche una interfaccia sotto il punto di vista del debug, che vi dice che tipo di errore ha riscontrato, e quindi è semplice anche aggiustare il tutto. Quindi segnatevi i vari errori per capire come si fanno le cose. Poi, una volta che abbiamo sistemato tutto, facciamo supply. Ecco qua. Ed è completata. Infatti qua possiamo vedere la transazione, che la transazione la possiamo vedere da qua all'account, che vediamo qua la transazione che abbiamo creato, la relativa supply di 1000 EOS. Poi ritorniamo al contratto. Una volta che abbiamo creato la supply, dobbiamo anche dedicare un tot di EOS per noi. Quindi nella sezione delle azioni dobbiamo fare issue, e qua nella issue mettiamo l'altro account che abbiamo, che è EOSIO, e la quantità mettiamo a 10 EOS. Mi raccomando di avere sempre il simbolo a disposizione. Poi, una cosa interessante, se facciamo play non partirà, perché non ha EOSIO, che è l'altro account di default, non ha l'autorizzazione. Quindi noi dobbiamo qua nella voce autorizzazione mettere, perché di default ha EOSIO.token, dobbiamo mettere proprio il nostro account, che è EOSIO. E riavviamo il tutto. Ecco qua, ed è partito. Quindi se andiamo a controllare nella transazione del nostro account EOS, vedremo che abbiamo mandato 10 EOS all'altro account, che l'altro account è quello di EOSIO, che in questo caso per il momento non ce l'ho, cioè non che non ce l'ho, non è visualizzato, però eccolo qua, EOSIO, ecco qua, 10 EOS. Poi un'altra cosa interessante, vedete qua il cuoricino? Questo cuoricino serve per, che io l'avevo già fatto, per aggiungere nei bookmarks, cioè nei segnalibri, l'operazione. Quindi voi scrivete il nome dell'operazione e salverà la relativa operazione, cioè che il trasferimento dei token da EOSIO.token a EOSIO di 10 EOS. E poi, una volta che è salvato, troverete qua il vostro bookmarks. Quindi voi cliccate su questo e farà sempre la stessa azione. Poi un'altra cosa che vi dovevo dire, no, mi pare che abbiamo finito tutto. Questo è l'account EOSIO, questo è EOSIO.token, e niente, finito, abbastanza semplice. Qua c'è tutto il coso fatto in automatico, che abbiamo preso lo smart contract.
Quindi, come potete vedere, per la creazione di un contratto è abbastanza semplice. Ovviamente qua stiamo utilizzando già uno smart contract precompilato, però se volete vedere proprio nella caratteristica, cioè nel dettaglio, qua abbiamo tutto il codice relativo allo smart contract. Questo è il file .wasm. E qua abbiamo i vari settaggi. Quindi, come potete vedere, è abbastanza semplice il tutto. Ovviamente questo è solamente un esempio su come utilizzare le varie azioni, perché ovviamente qua c'è anche il trasferimento cioè tra le varie azioni abbiamo la chiusura, la creazione, l'issue, l'open, il retire e il transfer, che poi le vedremo successivamente negli altri video successivi. Comunque, questo era come creare un token praticamente dal nulla, ovviamente settando i vari parametri, perché in questo caso sfruttiamo quello di EOS. Però se vogliamo creare un nostro token, allora basta variare quei determinati parametri e fare una nuova creare un nuovo token in base ai nostri parametri. Però il funzionamento di base, questo è sfruttando EOS Studio, ovviamente. Quindi questo è il piccolo video. Ricordatevi che scrivo per il Cryptonomist, cryptonomist.ch, che è un giornale online di notizie crypto, blockchain e fintech. Troverete tutti i miei articoli giornalieri sul sito. Ricordatevi poi di investire e reinvestire nella blockchain, in questo caso la blockchain di EOS. E non utilizzate solamente le criptomonete solo a sfondo speculativo. Ricordatevi di ascoltare le Scandal, gruppo musicale giapponese. E questo è tutto. E grazie, anzi, arrivederci e grazie.